c'è roba, però non like, you know what I mean? You know what I mean, right? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono qua, non sono sparita. Anche se avevo detto che avrei pubblicato due video a settimana e non l'ho fatto, adesso sono qua. Ok, ho una sorpresa per voi. Mancano 17 giorni a Natale e sapete che in questo periodo ci sono tante persone sul web che fanno cose tipo vlogmas, tipo vlog ogni giorno fino a Natale. E io non sto dicendo che farò vlog ogni giorno fino a Natale, perché sapete già com'è la situazione. Non li farei, girl. It's a lot. È tanto effort, tanto impegno. Io lavoro ancora da Amazon, ho gli ultimi esami da fare. Non faccio vlog di solito, ho soltanto tipo 2-3 vlog nel mio canale. Però quello che voglio fare fino a Natale, se vi piace l'idea e se volete che io continui, è fare dei podcast natalizi e pubblicarli qui sul canale. In pratica sono soltanto voce, ci saranno degli argomenti piccanti o degli argomenti interessanti di cui io parlerò, li pubblicherò ogni giorno qui sul canale e voi, mentre andate a scuola, mentre vi preparate, mentre fate le vostre cose, potete ascoltarli, commentare con me e anche a venire in live con me o magari raccontare voi le vostre storie. E per darvi un assaggio di quello che ho in mente, se voi andate sul mio canale adesso, tipo in questo momento, vedrete già che il primo episodio del podcast di Natale è già online, bitch. I got you, girl. Sì, I got you. È già online. Il primo episodio del podcast. Praticamente in questi podcast voglio che, tipo, consigliatemi anche voi degli argomenti di cui parlare. Che sia relazioni, trucchi, disagi, sogni, cose, qualsiasi cosa. Noi ne parleremo senza limiti, senza filtri. E nella prima puntata, la puntata che è già online sul mio canale, voglio parlare della palette più discussa del momento, cioè iconica, di Cosmify, e i miei pensieri a riguardo. Yeah, no tea, no shade, bitch, all facts. No dai, sto scherzando. Comunque sì, nel primo episodio parleremo di iconica e di tante altre piccole cose, quindi se volete andare ad ascoltare e divertirvi, bitch, andate, è già sul canale, però non adesso, dovete andare alla fine di questo video, like, ok. Ora torniamo invece al questo video, al focus di questo video, cioè il fatto che io ho fatto la dieta. Allora, è da tipo 6 mesi che vi tormento con questa dieta e continuo a dirvi che farò il video sulla dieta, vi dirò come ho perso tipo 13 kg in 3 mesi e non l'ho mai fatto. Però questo video di adesso è il pre-video dieta, cioè voglio raccontarvi alcune cose e poi come ho perso veramente peso ve lo dico anche adesso, però in maniera dettagliata ve lo voglio spiegare in un video fatto bene. Non ho mai tempo di farlo perché sono sempre su e giù, e non solo voglio fare il video in cui vi spiego, voglio tipo mettere a confronto il mio corpo prima e il mio corpo adesso, perché se vi ricordate avevo fatto un haul, whatever, con i vestiti che mi aveva mandato Zaful, e lì davvero si vedeva tutto, cioè figura intera. E adesso sono felice di aver fatto quel video perché posso mettere a confronto, anche voi avete un timestamp, non è che dico cazzate, della serie oh hai perso così tanto peso in 3 mesi, è impossibile. No, è possibilissimo, lo vedete anche voi, perché ci sono i video che ho fatto a maggio e i video che ho fatto a luglio e già vedete la differenza. Ho perso peso inizialmente perché pensavo di avere tipo problemi di salute, pensavo di avere il diabete, di stare a essere tipo di diventare cieca, roba del genere, cioè complicato, ve lo spiegherò in futuro. Però sì, questa è stata la mia vera motivazione per perdere peso, perché io ho sempre voluto bene o male tipo mettermi a dieta, perdere peso, avere il fisico un po' capito? Però non l'ho mai fatto perché non ho mai avuto veramente motivazione, non ho mai avuto voglia. Io e la palestra non andremo mai d'accordo, quindi sì, sapete le solite cose della serie, ah sì, da lunedì sono a dieta, ah sì, devo perdere peso, ma non lo fate mai. E infatti io sono stata scioccata di essere riuscita a perdere così tanto peso e di aver fatto questa dieta veramente, perché è da tipo secoli che voglio mettermi, ma non mi sono mai messa a farla. Da quando mi sono trasferita in Inghilterra, cioè le cose sono andate proprio a fanbrodo, perché qui si mangia stra male, cioè qui la cultura del fast food e dei cibi tipo già pronti, impacchettati, delivery, eccetera, eccetera, è cioè grandissima.
Tipo se andare al McDonald's in Italia per me era un evento, la sera una volta ogni 3 mesi, perché era anche lontano dal centro, cioè non è neanche in centro il McDonald's, non ce n'era neanche uno in centro. Invece qui il McDonald's c'è sotto casa, ci vai tipo 3 volte a settimana, 4, 5, 6, 7. Quei giorni sono nel mio passato, ok? Però avevo una relazione e ho ancora un po' una relazione un po' malsana con il cibo, perché voi se ci pensate il cibo è per dare energia al nostro corpo, non per altro. Invece io uso il cibo come conforto, come tipo mangio quando sono pigra, cioè nel senso quando mi annoio mangio quando sono triste, e quindi è una relazione malsana con il cibo, perché il cibo non ti deve confortare, il cibo ha un suo purpose, un suo tipo, come si dice, compito, e va a fare quello e basta. Ovviamente mangi cose buone e la vita è bella perché il cibo è bello e mangiare è bellissimo, però bisogna stare attenti a non esagerare, giusto? E io di sicuro ho esagerato abbastanza. Fatto sta che si parla tanto di accettarsi, accettare il proprio corpo, body positive, e io concordo assolutamente con questi pensieri, però la verità, se ci pensate veramente, è che noi facciamo fatica ad accettarci, giusto? Noi siamo costrette ad accettarci, cioè accettarci è uno sforzo. Perché? Perché se potessimo cambiare, e se cambiare fosse facile così, lo faremmo. Una persona non si accetta veramente se vuole cambiare, giusto? Allora, faccio un esempio. Fatto conto, io non so, peso 200 kg tipo. Mi dico, ok, voglio accettarmi, mi accetto. Le curve sono belle, essere in carne è bello. E è vero, è verissimo. Però se tipo mi dicessero che domani mattina puoi svegliarti e perdere tutto il peso in eccesso che hai, cosa diresti? Diresti di sì. La maggior parte delle persone direbbe di sì. Allora vuol dire che non ti accetti veramente. Ti accetti, sei costretto ad accettarti nella tua testa perché non hai la forza di cambiare, o comunque perché cambiare è difficile. Ora non voglio dire, oh, non hai la forza di cambiare, no. Perché, cioè, non è così semplice fare dieta, anche a livello proprio scientifico. Non è semplice come mangi di meno e fai esercizio, se no tutti lo faremmo, non è così semplice. E gli viene presentata l'opportunità magica, diciamo, di cambiare dall'oggi al domani, e dice no, non voglio cambiare perché mi piace così come sono. Allora in quel momento dico sì, ok, tu è vero, tu ti accetti veramente, brava. Però la maggior parte delle persone si accetta soltanto perché non riesce a cambiare, perché se potesse cambiare lo farebbe, e non è veramente accettarsi, giusto? Cioè, non so se avete capito quello che intendo, spero che abbiate capito quello che intendo, perché è un po' complicato, però è chiaro nella mia testa, spero che sia chiaro anche per voi. Comunque sia, a parte questo, voi mi avete detto su Instagram che, oddio Ilaria, quando ho fatto vedere tipo le foto della dieta sulle mie Insta Stories, da stare, Ilaria mio Dio, ma hai perso di tanto peso, ma hai ancora tipo seno, brava, bello, fantastico. E invece no, perché la verità è che neanche io me ne ero accorta, ma ho perso tantissimo seno. Cioè vi metto delle foto, una foto per farvi vedere la comparazione. Cioè qui avevo il costume, questo video l'ho fatto quando ho fatto il video di Zaful, e nell'altra foto era tipo, non so, qualche mese dopo, e tipo sono diventata piatta. Ok, non sono diventata piatta, ma io sono sempre stata abituata ad essere tipo tettona, no? E quindi adesso non è che mi dia fastidio essere piatta, o ho qualcosa contro le piatte, ma è che non sono abituata. Io sono abituata tipo, you know? Però adesso tipo non c'è niente, quando mi guardo allo specchio tipo di profilo sono tipo, like, non c'è niente! E mi frustra questa cosa perché mi mancano le mie babies, capito? Le mie babies mi mancano. In più, la cosa che mi frustra ancora di più è che io non ho neanche culo. Ok, un discorso strano a fare. Questo non, cioè, non dovrei neanche metterlo in questo video, dovrei mettere nel podcast. Però, tipo, se mi vedi di profilo, cioè tu non è che vedi tanto movimento, deve essere tanta roba, no? E cioè, tipo, le classiche nere hanno tipo, si vede un po' curvi, bello, tutto. Invece io tipo, e quando pesavo tipo 10 kg in più, che poi 13,
ero piatta, però larga, tipo, capito? Quindi non aveva neanche senso. Adesso sono, ok, mi sono dimagrita, però comunque non c'è forma in tutto ciò. Per questo forse dovrei iniziare ad andare in palestra e tipo tonificarmi un po', tipo mettere un po', non sai com'è. Probabilmente non lo farò. O forse sì, dai, per l'estate magari. Se voglio posso, soltanto che in questo periodo sono abbastanza stressata e sto ricominciando a mangiare di merda. Per questo vedete questi tipo brufoli in faccia, perché la dieta è molto molto collegata al mio, alla mia acne e tutto il resto. Quindi quando inizio a mangiare di cacca lo vedete subito. E non voglio diventare tipo anoressica o super skinny, non è quello che voglio. Soltanto, non so, avere una cosa di cui io sono soddisfatta, una cosa che piace a me, no? A ognuno piace il corpo che piace e penso che ognuno debba raggiungere i suoi obiettivi quando si parla di aspetto fisico, se riesci, nel senso, se vuoi essere più tonificata, allora fallo, se vuoi perdere peso, fallo, se vuoi mettere su peso, fallo. La cosa un po' tricky, cioè la cosa un po' più difficile pensare è quando pensi, ok, noi stiamo aspirando a diventare così, ma chi dice che quel fisico è il fisico da avere? Cioè chi è che mette lo standard e dice la persona deve essere così e se pesi troppo allora non sei normale, se pesi troppo poco allora non sei normale? Chi è che dice che quello è lo standard che deve andare bene? Nessuno lo dice. Cioè questi standard qua, le serie, ok, sei in sovrappeso, ok, in confronto a chi? O sei sottopeso, in confronto a chi e cosa? Chi l'ha deciso che questo chi e cosa deve essere lo standard? E poi da un lato c'è le persone che dicono, ok, allora lo standard viene determinato perché una persona che ha un peso di questo genere è in salute, e se sei tipo pesi molto di meno o molto di più allora non sei in salute. Allora da lì posso capire che ok, però ci sono persone che sono tipo sovrappeso ma sono comunque in salute, quindi cioè, l'importante è alla fine essere in salute, se proprio dobbiamo mettere dei paletti, delle linee generali, perché se poi inizia ad avere un peso che sia troppo o che sia troppo poco e inizia a non essere in salute, allora in quel momento sì, non puoi sempre andare a dire ok, non importa, stai bene, viva le curve, viva le ossa. No, se una persona poi sta male, allora cioè non va bene incoraggiare la malattia, tra virgolette. Non so se ha senso, spero di non aver offeso nessuno, ma like, questo è quello che penso in questo momento, correggetemi se sbaglio. E fatto sta che questo video è finito in questo momento e andate ad ascoltare il podcast in cui parlo di cosa mai fai e tante altre piccole cose, e ci vediamo domani. Se vi piace il podcast fatemi sapere se vi piace l'idea e se volete che continui, e al prossimo video. In ogni caso, bacio.